Vattene! Mi hai mentito! Vattene! E porta con te anche questi quattro stracci maledetti! Ma cosa sta succedendo? Adesso cosa è impazzita? Io non sono pazza! Mi ha mentito! Ha detto che arrivava dalla Giudea, invece arriva da quella terra maledetta! Non dirmi che viene dalla Samaria! Sì, proprio da lì! Ma tu lo sai che se avesse saputo il mio padrone, mi avrebbe frustato! Vabbè, di sicuro! Ascolta, hai fatto bene mandarla via. Tu adesso andiamo in casa e mi racconti. Non hai capito che mi ha mentito? Sì, lo so, andiamo in casa e mi racconti tutto. Forza! Sara, ma cosa è successo? Perché ti hanno scacciata? Sara, dai, vieni qui con me. Amica mia. Oh, amica mia, non sono stata sincera con te. Vedi, io non sono giudea come tutti voi credevate. Per paura di non essere accettata, ho dovuto inventarmi questa bugia. Io sono della terra di Samaria. Ma come? Ma non è nessuna reazione. Hai sentito cosa ho detto? Samaria! Per voi una terra maledetta dal Signore. No, perché nessuno di noi sceglie il luogo in cui nasce. Ma cosa ti ha spinto a lasciare la tua terra e venire qui a Nazareth? Per capire, ti devo raccontare tutta la mia storia, sin dall'inizio. Io ero poco più di una bambina, quando mio padre mi ha venduta a un'ismaelita di passaggio, che mi ha sempre trattata come una serva, pretendendo tutto da me, senza mai darmi nulla in cambio. Un giorno però sono riuscita a fuggire, ma la mia vita mi è rimasta segnata. Più nessuna mi è voluta come moglie. E così sono passata di storie in storie, storie durate pochi attimi, senza dare e senza ricevere nulla.